Allora, verso il 2015 pochi schemi, molto sangue, purtroppo abbiamo dato conto anche di quanto è successo a Refrontolo questa mattina, una strage familiare di cui ci ha parlato Barbara Todesco in diretta. Allora, eravamo rimasti a Franco Vescovo. Allora, io credo, riferendomi a Refrontolo che non conosco, ma do un'indicazione quasi astratta, perché non conoscendo la situazione, dico probabilmente al di sotto ci sarà qualche problema. Se dovesse essere un problema economico, io credo che quello che abbiamo avvertito stasera dai politici, perché non si offendano, che non ho sentito, non abbiamo avvertito un vocabolo che sia uno che dica riduciamo la spesa pubblica, mandiamo a casa qualcuno, mandiamo a casa persone che non fanno niente e che se dei ragazzi entrano in una scuola con le scarpe sporche e un insegnante chiede alle bidelle di pulirle, le bidelle dicono non fa parte del mansionario. Allora, se queste sono cose vere, sto dicendo cose vere, è da vergognarsi sentire, da vergognarsi noi ad ascoltare, non per chi lo dice, sentire, ma in Italia non si può mandare a casa nessuno, ma in Italia non si può fare niente, ma in Italia siamo bloccati. Io penso che la forza ci debba essere, la grinta, l'entusiasmo per cambiare, perché diversamente cosa facciamo? Andiamo verso una spesa pubblica che aumenta in continuo? Se aumenta la spesa pubblica dove andiamo a finire? Non lo so, andiamo a finire, secondo me, al terzo mondo, mentre l'Italia ha caratteristiche, capacità, forza. Credo di averlo detto un'altra volta, ma la ripresa adesso in atto. Sentivo prima l'assessore, credo, che molto cautamente diceva sì, ci sono dei timidi segnali. Assessore, non sono timidi, sono segnali importanti. Proviamo a cambiare il paradigma e dire crediamoci, diamoci spinta, No, diamoci vivacità. No, non era sì, una critica, no, dicevo che che coglieva il suo messaggio, no, mesticamente positivo per dire. È un po' di più, è un po' di più. allora, il segnale che lei ha evidenziato, io sono da Vicenza, quindi queste cose le sento e le vedo, però vedo anche magari l'azienda medio-medio-grande che chiude lasciando a casa 240 persone. Invece altre aziende più dinamiche e magari anche più piccole stanno prendendo un nuovo stimolo. Il E problema. mi permetto di dire, e lo ripeto, che con Veneto Sviluppo, lo strumento del trench cover che ha messo in moto e moltiplicato la possibilità di accedere al credito verso le banche, garantendolo come regione un volume importante e anche un buon utilizzo, secondo me, dei fondi comunitari, ha permesso a certe aziende proprio di ristrutturarsi, internazionalizzare e trovare mercati al di fuori del nostro paese che non ha mercato in questo momento. Scusi se l'ho interrotta. No, per carità, a me piacerebbe sentire dai politici, da chi ci governa, da chi noi cittadini no, eleggiamo, piacerebbe sentire che cosa? Piacerebbe sentire sì piuttosto che no, e mi spiego, ogni giorno c'è qualche comitato, no all'autostrada, no al ponte, no alla bretella, ma dobbiamo, secondo me, cambiare il paradigma e cominciare a dire sì alle infrastrutture. Cominciare a dire sì anche all'intervento dello Stato, non per richiamare un'economia keynesiana, che non so se sia ancora, fra virgolette, termine matematico di moda, io penso di sì, che si possano fare degli investimenti, infrastrutture, per mettere in moto l'economia, per dare maggior ossigeno a già questi movimenti positivi che sono dati dalle imprese e dalle industrie italiane. Allora, dal politico mi permetto di dire, mi aspetterei o ci aspetteremo qualche messaggio diverso, e cioè il messaggio del sì piuttosto che il no, il messaggio di vergogniamoci a vedere l'altro giorno il pubblico dipendente che fa sciopero. Fatalità non si sa perché si fa sempre sciopero nel pubblico dipendente di lunedì piuttosto che di venerdì. Ma dovremmo pur cambiare il modello, perché se un pubblico dipendente in un costo della vita che è diminuito al 30% e lo stipendio è lo stesso o forse maggiorato, vuol dire che ha avuto indirettamente un 30% di aumento e fanno sciopero. Mi piacerebbe aver sentito stasera, no, togliamo la burocrazia o togliamo parte della burocrazia. Mi piacerebbe aver sentito stasera e mi auguro e auspico che da domani lo mettiate in pratica, non perché l'ho detto io, ma perché penso che gli italiani se l'aspettino. Che cosa?
di togliere tutte quelle pastoie burocratiche che sono il vero problema delle imprese. Io non sto parlando di tasse, non tasse, che sono vocaboli che usiamo tutti. Io sto parlando che il problema burocrazia è un costo, che il problema burocrazia è un freno, che il problema burocrazia è una demotivazione. Cambiamo il paradigma e andiamo verso voi per primi politici a creare dell'entusiasmo, a creare della fiducia facendo. Se Renzi sta sbagliando, io non lo so. Io dico che se scontenta tutti, probabilmente accontenta molti. Mi sembra che cominci a scontentare tutti e, a mio avviso, questo è un valore, perché vuol dire che probabilmente fa delle cose bene. Mortadella, insomma, presidente della Repubblica di un paese di salami. Volevo fare una sul discorso della burocrazia. Sono 20 anni che se noi parliamo, noi tutti, ma indipendentemente centro, destra e sinistra, si parla di, della burocrazia che uccide le imprese. Il problema è che la burocrazia, benché noi cerchiamo di eliminare burocrazia, abbiamo gli organismi superiori, ti metto, e adesso non parlo male dello Stato italiano, ma lei sa cosa l'Europa sta mettendo come burocrazia nei nostri territori? Cos'è una vinca? Cos'è una VAS? Cos'è un SIC? Sono tutti termini imposti dall'Europa nel nostro paese, che dopo noi abbiamo i tecnici che sono più bravi del re, perché in Austria applicano magari in una maniera molto più lineare la procedura rispetto al paese Italia, ma noi siamo un popolo mediterraneo con tanta creatività, per cui all'interno di queste burocrazie ognuno fa la sua parte. Il problema è che proprio, e anche l'Europa dalla nostra parte, ha accumulato ancora di più burocrazia nel nostro paese. E quando noi cerchiamo amministratori, io non faccio un esempio perché potrei fare un esempio di nome e cognome di una persona che la Corte dei Conti, perché ha cercato di andare vicino all'impresa facendo una cosa che fanno in tutta Italia, ma però siccome ci sono, perché bisognerebbe capire anche i tribunali amministrativi regionali come si muovono, come si muovono i consigli di Stato, perché sono troppi i meccanismi che ci sono in Italia. Allora, quando tu tenti dare una mano alle imprese eliminando la burocrazia o facendo, non dico la forzatura extra legge, ma l'interpretazione più snella, hai poi il ricorso immediato, hai poi i tribunali amministrativi che ti bastonano, adesso ti bastonano anche in solido, per conto proprio. Allora, quando noi diciamo che questo paese, indipendentemente destra, centro, sinistra, estrema destra, estrema sinistra, andrebbe riformato, ma andrebbe riformato nella sua Costituzione. Ma lei sa cosa significa un Consiglio di Stato quando si mette a deliberare? Lei sa che un TAR quando si mette a deliberare, e se il TAR non aggrada quella che è la presentazione che ha fatto il ricorso, si rivolge al Consiglio di Stato? Si perdono 3 anni. Io sto facendo 1 km/800 metri di strada, che è una stupidata. C'è una persona che ha il 3% del terreno, 2000 metri di terra su 6 ettari di terra, sono 2 anni e mezzo che sono fermo. La ditta mi chiede danni perché ovviamente ho dovuto chiudere sentenza del TAR. Allora, come possiamo andare avanti in questa maniera? Va riformato lo Stato e le precisazioni, coloro che sono deputati ai controlli degli atti amministrativi, devono essere le persone che capiscono se c'è un interesse pubblico o se c'è l'interesse privato. Questa dovrebbe essere la grande griglia. Purtroppo il nostro paese è un paese che si sta avvicinando sempre di più a Bisanzio. Il bizantinismo in questo paese sarà la morte di questo paese. Lei ha ragione, ma anche quando noi ci mettiamo, io mi sento più amministrativo perché non faccio leggi, i politici sono quelli che fanno le leggi, regioni e Stato. Io sono un amministratore perché devo fare quello che mi dice la regione e quello che fa lo Stato, amministrare un bene pubblico. Presidente. Allora applico le leggi e quando applico le leggi nel tagliare la burocrazia mi trovo poi gli organismi di controllo che mi bastonano perché vado in maniera più, diciamo, semplicistica possibile per il cittadino. Dobbiamo riformare completamente questo Stato, ma bisogna ribaltarlo come i calzini, e se non ribaltiamo questo Stato noi ci avvinchiamo come una vita senza fine e non risolveremo mai il problema. Allora, 900 messaggi già arrivati, arriveremo probabilmente a 1500 questa sera. Si complicano le cose nell'inchiesta sul bambino strangolato nel Rangusano. Interrogata per diverse ore la madre, qualcosa non quadra nella ricostruzione della consegna del bambino
alla scuola, quindi bisogna sempre stare attenti anche per esempio stasera con Refrontolo, prima di dare una versione, di sposarne un'altra, bisogna stare attenti, non bisogna crocifiggere il cacciatore, il diciottenne, gente roba, insomma. Lasciamo che facciano le inchieste i magistrati, non le televisioni. Vediamo un servizio, abbiamo detto qual era, Fabrizio Bazzoni, ecco, i posti di lavoro a rischio in provincia di Padova, vediamo questo servizio, poi torniamo in studio. 150 lavoratori della provincia di Padova su 400 potrebbero perdere il posto entro fine anno. Se entro il 31 dicembre la Regione non accetterà il passaggio di consegne delle competenze che prima erano della provincia, queste resteranno formalmente affidate agli uffici di Palazzo Santo Stefano, che di fatto però non avrà i soldi per erogare questi servizi. Oltre a creare un problema occupazionale, ci saranno anche delle conseguenze per i cittadini che non vedranno più avere dei servizi importanti come i centri per l'impiego. Stiamo parlando di polizia provinciale, formazione professionale, caccia, pesca, cave. Nel piano del governo il taglio alle province di circa 1 miliardo all'anno. Un clima di molta preoccupazione, perché è una delle assemblee più partecipate che abbiamo fatto in provincia. È chiaro che i lavoratori vorrebbero avere delle tutele e garanzie rispetto al loro futuro. In questa situazione rimane molto preoccupante. Oltre alla mobilitazione nazionale prevista per il 12 dicembre, CGIL e UIL hanno convocato un presidio davanti alla Regione il 9 dicembre. La CISL non ha ancora aderito alla mobilitazione. Servizio Anna De Roberto, qui si parlava di provincia di Padova, no? Ecco, volevo dire, Domenico, una cosa che a volte notiamo in questo studio, che qualcuno spesso tira fuori, soprattutto i piccoli imprenditori delle partite IVA. No, quando sono a rischio posti di lavoro pubblici, apriti cielo, scioperi generali o comunque insomma manifestazioni. Se 20 piccoli imprenditori chiudono la bottega perché non ce la fanno per i motivi che abbiamo elencato, nessuno ne parla. No? Non c'è una eccessiva differenza di tutele tra lavoratori privati e pubblici, secondo lei? Ma il tentativo che stiamo facendo è esattamente quello di mettere in rete anche il dipendente pubblico. È complicato, non è facile, perché c'è un dato importante da dire rispetto alla burocrazia, ma anche il corpo della dipendenza pubblica nel paese, che non è un problema di numeri assoluti. Perché la percentuale di spesa pubblica destinata agli stipendi dei dipendenti pubblici è sotto la media europea, lo sappiamo. Il problema vero è come li impieghiamo, cioè è l'efficienza che fa la differenza. Allora, nella riforma delle province, mettendo da una parte le 3 province speciali montane dentro il Del Rio, nelle altre province l'obiettivo è quello di dire finalmente chi fa cosa e riorganizzare la macchina del servizio pubblico in Italia, cioè affidando in maniera puntuale le risorse e le competenze rispetto alle funzioni che uno deve svolgere. Hanno citato i centri per l'impiego. È un dato evidente che il sistema, il combinato disposto, come si dice, no? Da una parte della cassa integrazione, dall'altra della capacità dei centri per l'impiego di rispondere alle esigenze, di rimettere in circolo la manodopera che perde il lavoro, non l'ha mai avuto, oppure è alla ricerca del primo impiego, è scarsissima oggi. Cioè, noi non abbiamo un sistema del welfare, abbiamo sicuramente un sistema di welfare che permette di fermare la perdita dello stipendio, che si chiama cassa integrazione, ma insieme ai centri per l'impiego non riusciamo a riconvertire quel lavoratore, e questo è un dato che nessuno può confutare. Noi con la riforma cerchiamo di mettere a punto questo in modo da dammi due o tre dati, quando dici queste cose mi devi dare 2 o 3 dati, perché beh, insomma, io credo che centri per l'impiego, dammi 2 o 3 sistema, dati. Il sistema, no, io non sto parlando di centri, della capacità dei centri per l'impiego, io sto parlando del sistema, della rete, della protezione sociale del lavoratore. Quando un'impresa, la sintesi, no, della riforma è questa: quando un'impresa perde lavoro, noi dobbiamo capire quel lavoro possiamo recuperarlo e quindi l'impresa può recuperare. Se non è così, c'è l'ipotesi B, dobbiamo recuperare i lavoratori e riconvertirli, sia l'impresa che il lavoratore, rispetto a altre posizioni lavorative. Dobbiamo riconvertire. Oggi il sistema della cassa integrazione
non consente, dobbiamo dircelo, perché sennò siamo in un mondo che non c'è, ce lo dicono gli imprenditori. Allora dobbiamo mettere insieme il sistema del welfare con il sistema dei centri per l'impiego, cioè della capacità di in maniera individuale, su un modello che insomma in Europa esiste, riuscire a ricreare le condizioni per cui un lavoratore che ha perso il lavoro viene rimesso nel mercato del lavoro con la sua professionalità o con una nuova che deve riconvertire. Ecco, questo è il tentativo. E il tentativo che stiamo facendo, può essere giusto o sbagliato, è quello di dire agenzia nazionale. Quindi quei lavoratori del centro per l'impiego non perderanno il lavoro, ma stiamo cercando di coordinare questa cosa dentro non più le province e le singole regioni, ma dentro un panorama nazionale che vede non soltanto i centri per l'impiego, ma anche il sistema del welfare. Si può sorridere, non sorridere, essere d'accordo, essere contrari. È chiaro, è un dato che ci dicono tutti, che il sistema oggi non funziona e che dobbiamo cercare di modificarlo. Sì. Questo non vuol dire però mortificare i lavoratori del centro per l'impiego, anzi, vuol dire invece cercare di creare dentro quei lavoratori un modello di gestione di quelle risorse più efficiente. Chiudo dicendo una cosa che non c'entra con questo ragionamento, ma che spesso fa trasparire quanto superficiali ci siano anche le discussioni. Noi prima abbiamo parlato dei vitalizi e dei rimborsi elettorali. Entrambe queste manovre sono dentro la riforma del Senato. Sono dentro la riforma del Senato. Adesso possiamo continuare a dire che non si fa nulla, che nessuno ci pensa, eccetera, eccetera, ma nella riforma del Senato diciamo due cose: abolizione dei rimborsi per i consigli regionali e stipendio del consigliere regionale uguale a quello del sindaco o del comune capoluogo, il che vuol dire che per la regione Veneto è uguale al sindaco di Venezia, 4.800, potrei sbagliare di qualcosa, eccetera, eccetera, giusto? Ci avete magari più preciso sulla cifra, io non mi, intorno poco sotto i 5.000. Allora io dico, possiamo? Colgo il monito, no, e della speranza. Possiamo iniziare a dire che alcune riforme siamo in grado di farle e che le abbiamo scritte e che ci stiamo provando per portarle a termine? Allora io dico questo perché questo vuol dire ridare speranza, perché se un governo centrale inizia a pensare nella riforma del Senato di mettere alcuni paletti rispetto al consumo spropositato della risorsa pubblica, e dobbiamo prenderne atto anche per ridare speranza ai cittadini. Allora, domanda breve, risposta breve. Brevissima. Lei fa politica? No. Una domanda molto semplice. Se, allora, premessa, la scuola per me rappresenta un valore, ma non è la frase fatta. Senza scuola non si può, no, avere persone che possano competere, perché oggi si parla di competizione globale, giusto? Allora, un dirigente della scuola, con la premessa che nella scuola si deve investire, si deve avere il coraggio di spendere i soldi. Bravo. E risparmiarli in altre parti, dove i fannulloni, no, che ci sono e probabilmente sono una percentuale che non abbiamo il coraggio di dirci adesso. La domanda è: un dirigente della scuola non sa dove mettere un insegnante, perché questo insegnante non sa far niente e viene contestato. Avete una proposta, una idea? Perché il problema scuola è quanti soldi spendiamo, e secondo me dovremmo spendere di più in ricerca, ma quanti soldi spendiamo per pagare gente che non dà nessun valore a quei poveri ragazzi, poveri quelli che sono, no, in quella scuola con quegli insegnanti, a quei poveri ragazzi che sono costretti ad ascoltare qualcuno che non trasmette loro nessun valore. Allora, avete un'idea, no, avete una proposta, avete un'indicazione? Vabbè, risponderà lui che deve governare il paese e la regione. Però voglio dire, il problema è che giriamo attorno. La vera anomalia di questo paese, perché non cominciamo a dirla, diciamo, a dire a tutti, lei che non è politico, mi aspettavo che anche lei dicesse queste cose stasera. Quali? Quello che abbiamo anche quest'anno, 100 miliardi di evasione fiscale. Anche quest'anno. 2014, 100 miliardi di evasione fiscale. Scusa. Il governo pensa di recuperarne un 10 miliardi, cos'era scritto nella legge di stabilità. 100 miliardi. Poi ci sono le illusioni, poi ci sono l'IVA. Cioè, questo paese, se recuperassimo dei punti percentuali significativi di quella roba lì, potrebbe mettere quelle risorse proprio dove sta chiedendo lei. Perché cominciamo a dire il problema del bidello, del dirigente della scuola? Cominciamo a dire l'Italia, ma sì, sono d'accordo con lei, parliamo di meritocrazia, però cominciamo sempre da lì a porta, cioè da robe minori, cominciamo da robe grosse, è il vizio dell'Italia, degli italiani, mai va a dare robe importanti, ma il bidello, che ciò è un fannullone, o l'insegnante che lavora, il pubblico che lavora, voglio presentare tantissimi esempi di imprenditori fannulloni assistiti dallo Stato, cioè,
ne sono piene le, pieno l'Italia. Il problema vero è che ci sono 100 miliardi di evasione fiscale, che c'è l'illusione che non si paga l'IVA, eccetera, eccetera. Queste robe qua sono centi, più c'è la criminalità organizzata, spessissimo organizzata e visibile, che non si riesce a smantellare, e anche quelle sono centinaia e centinaia di miliardi all'anno. Mi se noi recuperassimo poi questi soldi, guardi, allora, lascio scusare. Mi meraviglio della domanda. Lei pare che politico, nel senso che parla tanto anche lei a slogan. Parliamo di robe concrete, parliamo di robe concrete, come ci ha invitato a fare noi politici, parliamo di robe concrete. Lei come farebbe a, a tentare di recuperare i 100 miliardi di evasione fiscale? Facciamo così. Poi la riforma dello Stato ci vuole, però vedete, sul lavoro che dicevamo prima, il, i, quelli che sono i centri per l'impiego, cioè il welfare che andava a centro, era dello Stato, viva Dio. Io ho fatto le battaglie al consigliere comunale quando avevo gli uffici del lavoro, uffici del lavoro si chiamavano, del ministero, che c'erano pieno di gente che non faceva una beata fava. Ufficio di collocamento. Ufficio del collocamento del ministero del lavoro. Dopo io mi portai dentro ai province, passando per regioni e i comuni che faccio parte. Allora, adesso ritorniamo allo Stato. Mi vuoi, allora, vuoi parlare roba sua? Guarda, ti dico in Veneto che più se va a Stato centrale, più che se, più facile scondersi e non far niente, perché è struttura dello Stato, proprio non funziona. Bisogna portare nei territori le cose, perché il cittadino le controlla, cioè, dopodiché dipende dallo Stato. Ma mi non ho un problema se un dipendente pubblico del comune, della provincia, del Stato, basta che funziona. E le agenzie nazionali le fanno fare tutte, e se maniere de magnaria, di gente, l'usciere delle agenzie ciappa come consigliere regionale, il messo che fa il fotocopie al Senato ciappa di più del consigliere regionale del Veneto. Ma cominciamo da queste robe qua, no? Allora, mandiamo in casa, io cioè, voglio vedere se dopo i sindacati protesta perché mettiamo a 5.000 euro, non a 10, il messo del Senato, della Camera, vengono a me a dire che sbaglia il sindacato. Ma cominciamo da quei, no? Non dall'ultima roba del caro ogni volta dappertutto. Comunque io vorrei dare anche una risposta nel merito, nel senso che quando noi parliamo di riforma della scuola, stiamo approntando il decreto per la riforma della scuola, entriamo proprio in uno di questi temi. Da una parte una scuola più duale, cioè che mette insieme lavoro e scuola, formazione e mondo del lavoro, su un modello, no, che tutto il nord Europa usa, quindi un contratto più stretto fra la formazione e il mondo del lavoro, che oggi in Italia non esiste, e dall'altra il merito. E individuiamo delle responsabilità precise, che sono i dirigenti degli istituti comprensivi. C'è stata una sollevazione popolare degli insegnanti, fra l'altro, però noi dentro la buona scuola questo c'è scritto. Ma qui vuol dire che l'Italia deve crescere rispetto alla responsabilità che ognuno di noi si prende, perché quando tu metti un dirigente a dirigere un istituto comprensivo che ha 50 insegnanti, quel dirigente deve fare le pagelle a 50 insegnanti. Allora, se il dirigente è bravo a fare le pagelle, c'è anche un meccanismo premiante o deprimente rispetto alla bravura o la mancata bravura, però dobbiamo scordarci che ci possa essere una norma dello Stato che dall'alto cala la meritocrazia. La meritocrazia è un sistema diffuso di assunzione di responsabilità. Questo dice un po' il buon senso, perché è impossibile altrimenti andare fuori da questo tema. Allora noi abbiamo in testa questo modello di scuola in cui la gerarchia sia molto chiara, in cui sia molto chiaro chi deve giudicare la qualità degli insegnanti, e se non ci sono insegnanti all'altezza verranno mandati indietro. Questo è il sistema, che guardate, è un sistema che sta accogliendo, fra l'altro, anche dal mondo sindacale, anche parecchie proteste, però io non ne vedo molti altri rispetto alla capacità di giudicare, che è uno dei problemi del pubblico impiego, eh. Quando noi diciamo fannulloni, vuol dire che sopra quel fannullone non c'è solo il fannullone, ma c'è un dirigente che non è in grado di dirigere un ufficio. Certo. Questa è la verità. E oppure che non si prende la responsabilità di coordinare gli uffici. Perché è questo uno dei meccanismi. Perché di solito rimane ai dirigenti fannulloni. E fra l'altro, no? Solito, e quindi, anche perché sono più complicati da muovere i dirigenti che l'ultimo. Le domande le faccio io, scusi. Andiamo. Quando manca il miglio, i passeri si beccano, non so a chi era riferito. Vediamo le cucine popolari di Bitonci, vediamo il servizio da Padova. No, di Padova, non di Bitonci. Stavano litigando alcuni extracomunitari che spintonavano una ragazza che in uno stato di evidentissima alterazione, che poteva essere da alcol o da droghe, insomma.
e urlavano e così. È una situazione che Padova non può più concepire. Io l'ho detto a Suor Lia. Il sindaco ha visto questo ieri mattina quando è arrivato a sorpresa con il comandante della polizia, l'assessore Saia, alle cucine popolari di via Tommaseo. Non doveva essere una visita preparata, altrimenti la verità non sarebbe mai emersa. Praticamente tutti extracomunitari, in un angolo confinati un gruppetto di rumeni. Sostava in una saletta quasi, sembrava quasi dedicata a loro, che giocavano a carte e mangiavano, che era un gruppo di Rom che vediamo in giro per la città o a suonare o a mendicare o al Santo o a Santa Giustina, sempre quelli. Zuffe e spaccio all'ingresso proprio davanti ad una strada ad alto scorrimento. Chiederemo che l'accesso in sicurezza avvenga lateralmente e quindi non nella stradina, ci c'è un cortiletto, un accesso e quindi là. I cambiamenti verranno comunicati a Suor Lia in via ufficiale. Il sindaco ha annunciato anche che a breve verranno controllati gli accessi. Una delle ipotesi è consegnare ai veri bisognosi una tessera. Ringrazio per il lavoro Suor Lia e tutto il personale volontario e non che fa ogni giorno per le persone bisognose. Per quanto riguarda il resto sapete come la penso. Vizio di Anna De Roberto. Presidente, l'autista malmenato dai ragazzi davanti all'autobus e poi ieri una rapina proprio in centro di Treviso, sta aumentando la criminalità o è un tema che insomma si cavalca politicamente? Ma il comune di Treviso e Manildo aveva tentato di dire che era un problema normale come gli anni prima con l'altra giunta. Fatto sta che oggi sulla stampa dichiara andrò ad Alfano a chiedere più forza dell'ordine, questa è la comprova che effettivamente si è accorto anche lui che è aumentata la criminalità a Treviso. La cosa che fa specie credo che sia l'educazione, e quanto diceva adesso Bitonci, l'educazione di determinati gruppi o branchi di persone che hanno forse un sistema o non hanno avuto un'educazione tale dalle proprie famiglie che si sentono impunibili. Aggredire l'autista di un autobus perché non ti vuol far accedere all'autobus perché non paghi il biglietto, credo che non sia concepibile che poi questi sputino addosso, che poi questi offendino, che l'autista perde la pazienza e viene rincorso, è una scena che a Treviso non eravamo abituati, ma la cosa che fa più specie è che dopo istituzioni in maniera democratica, in maniera proprio civile, insieme, provincia, comune, sindacati, andiamo a portare la solidarietà nella stazione degli autobus, appena andiamo via noi, di notte rompono gli autobus, entrano e fanno la sfida. Io la chiamata è una dichiarazione di guerra nei confronti delle istituzioni o dello Stato in questo caso, è proprio la sfida di questi gruppi che agiscono e tentano ogni volta di chiudere quello che è l'aspetto della tranquillità in una realtà come la nostra. Qui si dice è imputabile a chi? Io dico una buona fetta di questa responsabilità ce l'ha Mare Nostrum. Abbiamo portato qui da noi migliaia e migliaia di persone e queste persone che prendono il doppio di un pensionato italiano che si è rotto la schiena per 30 anni, 40 anni, 50 anni prendono doppio di un pensionato sociale, di un pensionato sociale italiano. Meno dell'epoca Maroni. Prendono il doppio di un pensionato italiano e questi vengono qua e si sentono impuniti e svolgono tutto quello che vogliono fare. Perché quando arrivano con Mare Nostrum, la prefettura non sa dove metterli, i sindaci di Treviso hanno detto non li vogliamo, vengono portati in certi centri, ma questi centri aspettano che arrivi la mattina perché aprono le porte e questi spariscono. Allora, il controllo, io la solidarietà, credo che Treviso è stata la prima, anche nelle statistiche nazionali, a dire che noi siamo solidali. Ma stupidi no, perché sono aumentati i furti, sono aumentati le provocazioni, le aggressioni nei centri, e non solo a Treviso, un po' tutta la provincia. Ogni qualvolta si trovano queste persone, non sono autoctoni, e se sono autoctoni uno su cento è autoctono, i rimanenti vengono da altre realtà, è la colpa di chi è? È di chi ha permesso che queste persone entrino nel nostro paese senza un controllo di accessi, senza un controllo di inserimento, perché ghettizzare, non dare le possibilità di lavoro a queste persone, significa che devono ammazzare e se non trovano la mensa di Padova vanno a rubare. Questa è la sistematica conclusione di quello che è Mare Nostrum.
è quello che è la politica che sta portando avanti il governo Renzi. Ecco, una notizia di cui sentirete parlare molto domani in furia la polemica sulla depenalizzazione dei furti, questa è la notizia di oggi, no? Che ha scatenato ovviamente. È l'IVA al 25,5% che è scritto nella stabilità. Segretario onorevole, la rispondo subito se portiamo l'IVA al 25,5%. No, assolutamente no. Lo sa benissimo anche il presidente Funaro, ma che la usa in maniera strumentale, che quella è la norma di salvaguardia dovuta all'introduzione in Costituzione del pareggio di bilancio, quindi è una norma di salvaguardia che non verrà mai applicata. Io dico perché il presidente è stato chiaro, e quindi siccome l'ha detto in maniera chiara e conosco il presidente, se l'ha detto vuol dire perché lo sa che non verrà aumentata l'IVA, ma è una norma che è di derivazione della riforma costituzionale che ha portato il pareggio di bilancio dentro la nostra Costituzione, quindi sono quelle norme dell'articolo 81 della Costituzione. Allora, sarebbe un problema mica da poco aumento l'IVA, ma sarebbe un problema per l'Italia. Se ci limitiamo qui a discutere se l'IVA andava al 25%, stiamo parlando di un tema che non è nell'agenda del governo. Allora, parliamo di un tema all'ordine del giorno, che sono le regionali del 2015. Assessore, allora, come vede questa lotta tra Luca Zaia e Alessandra Moretti? Zaia ha detto: io non farò campagna elettorale, io continuerò a lavorare fino alla fine, ma insomma prima o poi dovranno essere in carica. Secondo me, appunto, e l'ho detto anche prima, noi porteremo i risultati e le cose fatte in questi 5 anni e quello che è avvenuto anche nella finanza pubblica in questi 5 anni. Da una parte c'è competenza amministrativa, c'è esperienza a vari livelli di governo, ci sono risultati che penso siano appunto in varie situazioni assolutamente tangibili. Dall'altra c'è una bella presenza, però di dimostrazione di capacità amministrativa o competenza in qualche ruolo, sinceramente non mi sembra di coglierla. Però ripeto, non vorrei adesso appunto entrare proprio nel vivo della campagna elettorale, quello che ha detto il Presidente Zaia, quello che sta appunto anche avvenendo nel panorama politico nazionale rispetto appunto a promesse, a iniziative che in questo momento ancora non si vedono, e rispetto a capacità politico-amministrativa di imporre anche temi sul panorama nazionale che, grazie alla forza del Veneto, sono poi stati digeriti anche da altri. Quindi sono cose fatte in questi 5 anni, sono cose che hanno portato in evidenza le eccellenze del Veneto a vari livelli, in varie situazioni, anche a livello extranazionale, quindi assolutamente secondo me appunto i veneti lo hanno già, lo stanno già dimostrando anche in vari sondaggi che vengono fatti. Penso che il Presidente Zaia appunto si preparerà a una rielezione, mi auguro, tranquilla. Allora vediamo Fabrizio Bazzoni, vediamo un altro candidato, non ancora ma lo sarà tra qualche giorno, Felice Casson. Dovrebbe essere candidato sindaco del PD a Venezia, lo abbiamo intervistato ieri nella nostra sede di Marghera, vediamo cosa ci ha detto. Io in questo momento non sono ancora candidato, perché credo sia doveroso aspettare che vengano fissate le regole di queste primarie di coalizione e venga fissata la data delle primarie. Io posso dire in questo momento che fin dall'inizio, praticamente da sempre, ho sostenuto la necessità innanzitutto di fare le primarie, perché penso che la partecipazione dei cittadini anche allo scontro politico sia fondamentale. Per sciogliere le riserve sulla sua candidatura a sindaco di Venezia, Felice Casson attenderà ancora qualche giorno che siano fissate le regole per le primarie, che il senatore democratico ha voluto fortemente aperte a tutto il centro-sinistra e non solo al PD. Dopo quanto accaduto nei mesi scorsi, spiega, il partito aveva assoluta necessità di aprire un confronto più ampio possibile con la cittadinanza e le primarie di coalizione offrono appunto questa occasione. Credo che a livello veneziano il centro-sinistra, che ha anche una compattezza di contenuti, deve ripresentarsi in maniera nuova. È chiaro che non può essere riproposta la vecchia politica, c'è bisogno di maggior trasparenza, di maggior pulizia, di facce anche nuove rispetto al passato, perché al di là dei meriti, delle responsabilità, bisogna anche dare un'idea di città nuova, e questo si può fare.
È un momento storico per Venezia, sostiene Casson. Il prossimo sindaco non dovrà agire nei termini di un singolo mandato, ma in quelli di un progetto complessivo sul futuro della città che si allunghi per 20 o 30 anni. Tutte le condizioni su cui si reggeva un tempo l'economia del territorio non esistono più e da queste macerie nascerà qualcosa di totalmente nuovo. I tagli alle risorse finanziarie della legge speciale, i soldi che arrivano che vanno quasi tutti per l'opera del MOSE, il casinò che non dà più quello che dava una volta, crea dei problemi strutturali finanziari molto importanti e allora bisogna trovare metodi, risorse diverse. Credo che proprio da questa base, certamente non positiva, possa rinascere una Venezia dei prossimi 10, 20, 30 anni. Allora, servizio di Tommaso Stoppa, Petenò, ma secondo lei, Casson diceva ci vogliono facce nuove, lui si era presentato nel 2005, aveva vinto il primo turno, poi era stato battuto da Cacciari per 200 voti, ma secondo lei i veneziani rivoterebbero ancora il centro-sinistra che ha portato la città nella situazione in cui gran parte dei veneziani si lamentano o no? Se, come dice Casson, questo centro-sinistra, questa alleanza si ripropone non con il volto di prima e con, diciamo, questa poca trasparenza di prima, cioè deve avere la volontà di ridisegnare un programma, un'idea di una città, cioè quello che manca oggi, cioè non da almeno 10 anni, 15, diciamo, dopo il primo avvio, i primi due giunte dell'amministrazione di Massimo Cacciari, dopodiché la terza Massimo Cacciari e quella di Orsoni possono ascriversi esattamente all'epilogo proprio triste di una chiusura di una politica veneziana, va rifondata davvero, cioè quindi il centro-sinistra deve avere il coraggio di fare piazza pulita di quel modo di governare poco chiaro e trasparente che abbiamo visto in questi anni. Domenech sarebbe diciamo un tandem Casson-Moretti, diciamo, sarebbe adesso, per voi l'ideale. Al di là dei nomi, sul metodo e sui contenuti siamo d'accordo, nel primarie. Senso che ci vogliono le primarie. Noi siamo anche convinti, insomma, che pur prendendo atto e condannando in maniera molto ferma tutto quello che è successo dal punto di vista degli scandali, che ha coinvolto non soltanto tutta la politica, ma tutta la società, sì, sì. Fra l'altro, perché stiamo parlando, no, dalla finanza e magistratura, insomma, c'era dentro tutto, destra, sinistra, di tutto. Allora ci vuole un colpo di spugna. Noi crediamo anche di avere un quadro dirigente a Venezia all'altezza della situazione. Abbiamo un metodo trasparente per scegliere il candidato, anche qui si parla solo delle modalità di scelta dei candidati del centro-sinistra, perché dall'altra parte non è dato a sapere come faranno a scegliere o chi sarà, eccetera. Noi invece siamo sul mercato della politica in maniera molto trasparente. Chiudo rispetto alle regionali. Zaia è talmente poco impegnato nel fare la campagna elettorale che poco più di un mese fa fa una delibera da 1,8 milioni per la comunicazione, perché ovviamente lui non è impegnato a comunicare e a fare pubblicità alla regione, perché è impegnato ad amministrare. Allora probabilmente potremmo dire all'assessore al bilancio di togliere immediatamente quella delibera da 1,8 milioni, saranno pochi ovviamente rispetto ai tagli da 500, ma è un piccolo passo, e mettere quello in circolo. Ma siccome io riprendo le parole del governatore che dice che non fa campagna elettorale, quei soldi comunicare i risultati, risultati, allora mi sono sbagliato. Te lo dico, molta parte di quella comunicazione è anche la comunicazione obbligatoria che dobbiamo fare a fine della programmazione comunitaria per dar conto dei risultati fatti, tanto per spiegarti che certe cose dobbiamo farle. Allora, siete obbligati a farmi pubblicità. 23:02, scusate, dobbiamo chiudere. Vincerà il più comunicativo, abbiamo detto. Comunicativo. vedremo se saranno comunicativi o comunicativi e basta, ma sarà un confronto sicuramente importante anche sulle televisioni, sulla televisione locale, cioè su Rete Veneta. Grazie a tutti, buonanotte, grazie ai nostri ospiti e ci rivediamo ovviamente domani sera. Grazie, arrivederci. Grazie a lei, direttore. Buonasera, grazie. Arrivederci. Quando ho scoperto il contratto online di AscoTrade, risparmiare su gas e luce è diventato facile e veloce. Consulta l'offerta a forza doppia web su ascotrade.it. Energia dalle nostre mani.